Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Stavolta vi voglio parlare della linea di fondotinta e correttori famosissimi di MAC, cioè la linea Pro Longwear. Il fondotinta è comunque famoso, ma il correttore veramente lo sentite penso nominare in qualsiasi tipo di video, così come l'ho sentito nominare tantissime volte io, e quindi mi sono convinta ad acquistarlo. Tempo fa, e da allora praticamente non l'ho mai abbandonato perché è veramente, secondo me, il miglior correttore fino adesso che io abbia mai provato. Allora, partiamo dal fondotinta. Ecco, adesso ho fatto cadere tutto, tanto come sempre. E il fondotinta è questo qua, Pro Longwear di MAC. La colorazione che uso io è la NV20 e è un correttore liquido ad altissima tenuta e anche ha una alta coprenza. Io lo vado a stendere di solito con una blender umida perché appunto ha una altissima coprenza e preferisco andare con una blender che mi dà uno strato comunque sia uniforme ma non troppo pesante e poi andare sopra con altro prodotto a stratificarlo solo nelle zone più problematiche, appunto per non crearmi una base troppo spessa. Devo dire però che questo qua ovviamente è un prodotto professionale, quindi anche se voi lo andate a stendere con il pennello, perché a me assolutamente è successo, anche se voi lo andate a stendere con il pennello, comunque sia vi dà un risultato ottimale, non fa grandissimo spessore sulla pelle, non si vede. E io devo dire che veramente è un ottimo prodotto, cioè io ne sono veramente innamorata. Lo cambio spesso, io cambio spesso, utilizzo vari tipi di fondotinta perché non mi piace utilizzare sempre gli stessi prodotti, ma cambiarli in modo che la pelle non si abitui. E però questo qua sicuramente è uno di quelli a cui affidarmi, nel senso che se so di dover fare una cosa particolare o che non so, dovrò restare truccata tutto il giorno, questo qua è uno di quei prodotti sicuramente molto affidabili. Passiamo poi ai correttori. Questi sono i correttori, sempre ovviamente Pro Longwear, però stavolta concealer, e io ho la colorazione sempre NV20. Oddio, NV20 e NV15, a differenza di tanti altri correttori, ma sicuramente lo saprete, questi correttori qui hanno la pompetta, quindi si mettono con la pompetta, poi io prendo o un pennellino di quelli là appunto per il contorno occhio, oppure vado direttamente con la Beauty Blender e lo stendo appunto sul contorno occhi. Perché questi fondotinta sono ottimi e questi correttori, scusate, sono ottimi? Io trovo che abbiano tutto quello che debba avere un correttore, cioè sono coprenti, sono naturali, non vanno nelle pieghette, non disidratano il contorno occhi e soprattutto restano lì, nel senso potete veramente permettervi, se non avete particolari segni, avete comunque un contorno occhi bello liscio, secondo me potreste anche permettervi di non andare a fissarlo perché questo qua si fissa veramente da solo. Io vado sempre a fissarlo, però è perché ho un occhio comunque sia che qui ha una pieghetta naturale, quindi devo per forza andare a fissarlo perché ho paura che mi vada in giro, però veramente questi qua sono ottimi. Cioè, se dovete acquistare, mi serve, avete dei problemi, quindi dovete acquistare un correttore che vada bene, soprattutto sia per il contorno occhi, ma anche per le imperfezioni sul viso, con il Pro Longwear, anche se costa un pochino. Costa 19,50 euro, una cosa del genere. Però sapete che questo prodotto è il prodotto, cioè ve ne basta uno, cioè comprate questo e non dovete comprare più niente in assoluto, davvero. Quando metto questo qua, posso permettermi anche di non fare il color correction, quindi di andare con l'aranciato magari sotto all'occhiaia viola oppure con il verde sotto al brufoletto, perché questo qua è fantastico. La differenza tra le due colorazioni è veramente minima, come potete vedere. Ovviamente l'NV15 è leggermente più chiaro e io lo preferisco in questo periodo perché il mio incarnato veramente è già molto chiaro, però preferisco sempre andare ad utilizzare un correttore che sia di un tono minore rispetto al fondotinta che utilizzo appunto per andare comunque un pochino ad illuminare. Se non ho l'NV15, però l'NV20 l'utilizzo sempre e tra l'altro l'NV20 l'utilizzo sempre anche in primavera e in estate, non lo cambio mai, resta sempre NV20, mentre l'NV15 in quest'altri periodi non riesco ad utilizzarlo perché sarebbe troppo chiaro. Niente.
Questo è tutto, spero che questa review, come sempre, vi sia stata utile. Vi straconsiglio il fondotinta, potete trovare dei sostituti, ma come correttore non credo che possiate mai trovare dei sostituti al ProLongWear. Spero, come sempre, come vi dicevo, che questo video vi sia stato utile. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate e qual è il vostro correttore preferito. Spero che vi vada di iscrivervi al mio canale, e così non vi perderete anche i prossimi video. E niente, ci vediamo alla prossima!